Mamma mia, quanto è bello il vostro shoes. Oggi la faccio io la intro, perché mi sono stancato di stare qui a non fare niente. A benvenuti nel terzo episodio di Elden Ring, la Shoes Run, con il vostro shoes, che come vedete sta diventando sempre più forte e sempre più shoes. Nell'episodio di oggi faremo un sacco di cose incredibili, esploreremo cose e affronteremo la prima boss fight di Elden Ring con il vostro Zeus, che sconfiggerà Coso, quello con i piedi pelosi, non mi ricordo manco il nome, però ci siamo capiti. Bene, ora camera, vedi di giocare bene che ti guardo oggi, più degli altri giorni, quindi vai camera. Ragazzi, buon modo di avete sentito su Soggi come arzillo e birbante. Oggi dobbiamo fare un sacco di cose incredibili. Bentornati su Elden Ring. Incredibile, assurdo, e oserei dire pazzesco. Sì, lo so, è la stessa cosa che ho detto nel terzo episodio di Palward. Li sto registrando lo stesso giorno e volevo fare una connessione. Allora, su Palward non sono riuscito ad arrivare alla prima torre, che ipotizzo ci sia dentro il primo boss. Quindi, se non ci siamo riusciti in Palward, il piano è arrivare almeno oggi a sconfiggere Margit. Allora, l'altra volta abbiamo sbloccato il nostro bellissimo Patches. Tra l'altro, piccola chicca per voi, io sto registrando questo video il 20 febbraio e voi probabilmente lo vedrete a marzo, inoltrato questo video qui, perché deve ancora finire Poppy Playtime capitolo 3 e poi deve uscire lo special parte 2 dove sono successe cose incredibili. Dopo lo special inizierà l'arco narrativo nuovo, dove inizieranno la serie di Palward e la serie di Elden Ring. Quindi voi questi episodi li vedrete a marzo inoltrato. Spero di essere riuscito anche a far uscire il 4 chiacchiere su Azbin Hotel, perché vorrei tornare a fare molti più 4 chiacchiere. Però come vi avevo detto, gennaio e febbraio sono stati un po' problematici, e io soprattutto a fare quel genere di video ci metto molto più tempo. Quindi sono riuscito a fare un bel po' di gameplay, anzi è andata bene. Tra l'altro vi ringrazio, perché i gameplay di Poppy Playtime sono andati benissimo, quindi vi posso solo che ringraziare. E poi tranquilli, i giochi horror torneranno, insomma un sacco di cose belle arriveranno sul canale, quindi piano piano si fa tutto. Comunque, stavo dicendo, siamo vicini al famoso secondo anniversario di Elden Ring e non è ancora uscito niente nei confronti del trailer, quindi sono un po' preoccupato che il trailer... Ovvio che mi dispiace, però da una parte mi dice fortuna, perché io siamo in condizioni pietose con Sus, quindi se il DLC fosse uscito adesso, capite che insomma ci avrei messo una vita per farlo. Quindi per quando uscirà il DLC, ormai probabilmente settembre-ottobre, semmai decideranno di far uscire un trailer, dobbiamo sbloccare Blind, volevo farla nell'altro episodio ma me l'avevo dimenticata questa cosa. Quindi sicuramente a sto punto, se mai uscirà il trailer del DLC del The Ring, uscirà tra ottobre e settembre, settembre-ottobre, quindi abbiamo tutto il tempo di finire la Sus Run, magari farne pure un'altra, chi lo sa. Ah no, non ci dice di Blind, mi sa perché non abbiamo sbloccato il boschetto. Infatti dobbiamo andare là allora. È tra le creature peggiori del The Ring l'orso, quindi se posso evitarlo con tutto l'amore del mondo lo eviteremo, qualsiasi forma di orso in The Ring. Fratello, volevo prendere le cose. Ok, molto bene. Allora, eliminiamo questo orsaccio incredibile. Andate lupetti, vai! Forza lupetti! Opla! Volevo fargli le poste, però non faccio. Ecco. Grazie Rubetti. Quindi sbloccheremo Blind e andremo a esplorare la parte nord di Sepolcride e probabilmente affronteremo Margit. Questa sarebbe l'idea mia in questo video incredibile. Sconfitto Margit, nel prossimo episodio ci dedicheremo al nostro bellissimo castello di Gran Tempesta, che vorrei esplorare molto volentieri perché è una parte di gioco che mi diverte tanto. Tieno di segreti, no? Vediamo se me li ricordo, perché insomma c'era veramente un sacco di roba da prendere lì. Off camera probabilmente sbloccherò tutti i dungeon piccolini e farò tutte queste cose che insomma ormai voi conoscerete meglio di me. Mi serve... Ah, questa cosa non me la ricordavo minimamente. Posso dire che non mi ricordavo minimamente le balestre. Volevo prendere il semino, così almeno abbiamo una pozioncina in più incredibile. Eccoci qua. Ho la sensazione che potreste andare d'accordo. Già. Il nome è Blythe. Ha flotato su un nearby.
Io capisco perché lui è diventato col tempo il daddy furry di Elden Ring, cioè parliamoci chiaro. Adesso andremo a eliminarlo subito con l'intraditore. È veramente un bel personaggio, una bella citazione a Berserk, è super ruvoso, è, parliamoci chiaro, furry style incredibile. Ho fatto un errore, mi sa. Oppla, burghiamo questo. No, dai, devo fare post. Se penso quante volte ci sono morto su questo coso. Vabbè, niente, niente. Volevo due. Vabbè, volevo fare il secondo riposto. Niente. È andata così. Questa creatura mi avrà ammazzato nella mia prima run. Grazie, avevo proprio bisogno di questa roccetta. Oh, yes. If you venture north to Rain, già. Tell him I sent you to be sure to treat you. I owe you one, I reckon. Diciamo che per gli intenti sus di sus, per quanto Ranni sia best waifu, sicuramente noi sappiamo che lui punta a Malenia. Mi chiedo cosa vorrà fare sus con Malenia, però non, meglio non indagare su questa cosa. Non ho coraggio di chiedere a sus il motivo per il quale, come dire, è interessato a Malenia. Però andando avanti con la run sicuramente lo scopriremo, quindi. Oddio, forse in realtà conoscendo sus potete immaginarlo. Eccoci qua. Allora, io voglio assolutamente fare una piccola esplorazione di NPC qua sopra. Ampollina, tattica, tank. Ok. Ce ne serve un'altra per fare il dungeon di sotto. Blocchiamo lei. Sorella. Ecco, volevo sbloccare questo affare qui. Sblocchiamo il cavaliere di Villa Vulcano. Andiamo dal nostro vasone, va? Ma erano pipistrelli, ma pensate. Sembrava quell'affare di Demons, sembrava Phalanx. Mi è venuto in mente un meme bellissimo che avevo letto sulla pagina Reddit di Elden Ring, dato che ovviamente tutti stanno aspettando il DLC e la From non ha fatto assolutamente emergere nulla. Un meme bellissimo era che in realtà il DLC di Elden Ring è già dentro Elden Ring e lo hanno messo man mano in questi anni con gli aggiornamenti, e però nessuno l'ha ancora scoperto questa cosa. Mi ha fatto ridere un po', soprattutto i commenti di gente dice: ah, ecco, allora quel nemico nuovo, e tutti dicono: oh, ma che stai dicendo, il nemico nuovo dove? Ricordo male, qui c'era un'invasione, che tra l'altro è una citazione a Dark Souls 2, mi pare. Dai dissidente, è un attacco in salto incredibile, mamma mia, inchina di... ammazza, hai preso tutto, oh. mamma mia, no, dai, no, volevo fare la figata. Sarebbe stato figo. Sta recuperando la grande. Va, è andata così. Ok. Effigie rossa piccola. Allora, parliamo con il nostro amico. Eccolo qua. Bernard. Sì, la mia fede è crollata. Allora, da lui volevo comprare, in realtà. Ci compriamo pure passo veloce. Gli andiamo al calcio. Adesso andiamo a sbloccare il nostro Alexander. Ecco. Ah, non è morto. Ciao cavallo. Te carino. È adorabile. La chicca che volevo dire su Alexander, che c'entra e non c'entra niente, che l'anno scorso a Romix c'era la figure sua piccolina e la volevo comprare tantissimo, però mi mancavano 10 euro, quindi giustamente ho detto: ehi, non è che tante volte me la puoi mettere da parte, perché letteralmente domenica passavo a prenderla, perché riandavo a Romix pure domenica, e lui ha detto: sì, tranquillo, passa tranquillamente domani. Quando sono passato il giorno dopo, puntualissimo, stessa ora, no, ormai l'ho venduta, va bene, ok, grazie. Ma non era neanche granché alla fine, insomma. Ho risparmiato i soldi. Non tutti i mali vengono per nuocere. Come conclusione di questo episodio affronteremo Margit, e ovviamente io off camera mi esplorerò tutti i dungeon, raccoglierò tutte le cosine di Sepolcride. Quindi adesso ci dobbiamo godere una cinematic molto molto sus e godosa, e affronteremo Margit. Allora, io non mi ricordo una cosa. Appariva ugualmente dentro il castello, vero? Non è che se non lo avevo qui perdo la sua storyline, vero? Eccolo qua, il primo ostacolo del vostro sus. Vai. Vai sus. Of the Elden Ring. Com'è che l'ha chiamato sus? Uomo peloso. By the flame of ambition. Eccolo qua. Che spettacolo, ragazzi. Certo, rigiocare Elden Ring adesso
ripeto, come vi accennavo prima, per me è solo che allegria, perché me lo sto godendo più della mia prima run, che l'ho giocata in maniera e in condizioni disastrose. Però mi fa venire ancora più voglia del DLC, eh. Spero di essere minimamente pronto per quando ci sarà il DLC. Spero. Mi sta venendo un attimo su dubbio che siamo un pochettino sottolivellati. Diciamo che il danno, come dire, poteva andar meglio. Tra l'altro per me sarà una gioia farlo mouse e tastiera, perché capirai. Ai ai ai, ragazzi miei, questo me lo ricordo. Mazza che range. Tira il coltellino adesso, eh? No. Speravo di rompere l'equilibrio, non ci sono riuscito mai nella vita. Ah, mi sono incastrato. Ok, va bene. Non vi faccio vedere la faccia di Sus perché mi sta guardando con una, proprio una, presento lo sguardo di rassegnazione e rabbia, quindi ve lo risparmio. No, ho sbagliato, non volevo bere, cavolo. Ok, seconda fase. Dai, secondo try, seconda fase, va bene, dai. Mi sono suicidato dall'imbarazzo. Ho detto, è seconda fase, mi ricordavo che prendeva il martello, gli sono proprio andato addosso, va bene, ok. Coda. Niente. No. Che poi lo potevo fare coi peri, però non me la sento di farlo coi peri, capirai. Veri, proprio non me la sento. No, che peccato. Ok. Perfetto. Uno di vita. Va bene, direi questo terzo try non è andato a buon fine, però dai, almeno lo sto piano piano ricordando.
Ah, cavolo. Ho fatto un piccolo cambiamento, dato che è la prima boss fight e in futuro Sus userà le due alabarde insieme, ho pensato perché non facciamo una cosa un pochino figa e uccidiamo Margit con la doppia alabarda evocando il nostro amico Roger? Secondo me è un'idea molto carina. Ai ai ai. Forse se ci fa qualche attacco di quelli belli grossi. Forse, eh. Marghi, tutto bene? Ok, che ha fatto la camminata sus. Ok, considerando che era il primo boss che faccio mouse e tastiera, troppo è andata bene, ecco, ripeto. Mi ritengo abbastanza, diciamo, abbastanza soddisfatto, dai. Abbiamo un punto. Vabbè, famo vitalità. Nel finale Susso sarà più o meno così, però, insomma, molto più potente, diciamo. Va bene, va bene. Dal vostro Sus super muscoloso, tra un po' avrò pure il fisico così, vabbè, ci vuole ancora. Ma comunque, che cosa siamo con voi e ci vediamo prossimamente con tanti nuovi video e chi lo sa cosa succederà nell'avventura del vostro Sus in calibre. Speriamo che Roger non ce l'ha con noi, che l'abbiamo fatto schiacciare da, insomma, da Margit. Che cosa siamo con voi e ci vediamo la prossima volta.